Buongiorno, allora oggi vi faccio un video velocissimo perché sto preparando, scusate la faccia sconvolta ma qui fa un caldo pazzesco, adesso c'è un po' di vento ma secondo me ci sono 40 gradi come minimo e io sono mezza sudata, ma volevo farvi vedere, sto facendo i fusi di lavanda semplici perché li devo mettere nel pacchetto di Adotta una lavanda bio a tutti gli adottatori, a settembre io spedisco i pacchetti. E dentro al pacchetto ci sono anche i fusi semplici. L'anno scorso avevo fatto un video su come fare i fusi semplici, ma siccome quest'anno un mio amico mi ha fatto vedere una variante interessante, magari vi può essere utile, quindi ve la voglio far vedere. Ho pensato di farvela vedere. Allora, la prima cosa, naturalmente, si prendono le spighe di lavanda fresche. Quindi se le raccogliete le potete tenere, io per esempio ho un secchio con l'acqua, le tengo lì, siccome ne devo fare tanti, a mano li prendo. Per il fuso semplice non è importante il numero, che invece nell'altro tipo di fuso deve essere sempre dispari. E quindi io queste sono circa 20 spighe, allora vedete che praticamente si fa il nodo, si legano le spighe alla base dei fiori, così. La cosa che lui fa quando fa i fusi, allora prima di tutto li stringe un po' con la mano e poi li arrotola con lo spago. In questo modo si chiudono ancora di più in una gabbia e quindi i fiori di lavanda restano meglio, come si dice, ingabbiati dentro al fuso. E poi è anche molto carino, mi piace. Adesso comunque vi faccio vedere. Quindi praticamente io prima faccio il nodo alla base, poi raccolgo i fiori e poi arrotolo lo spago, vedete, intorno al fuso. Poi lascio lo spago così. Poi vi ricordate, vi avevo fatto vedere, si piegano tutti gli steli così. Vedete? Si piegano tutti e poi si stringono in una gabbia. Quindi vedete, sono fatti così e sono. È anche carino vedere lo spago. Quindi si fa. Io continuo, piego tutto, ok, poi naturalmente dovrò vedere di distanziare bene tutti gli steli e poi lego qui alla base e come vi ho fatto vedere questo è quello che ottengo, quindi si vede lo spago che passa e poi gli steli che si richiudono. Quindi era solo un aggiornamento per una variante dei fusi di lavanda che magari li state ancora facendo e vi volevo dare questa nuova cosa che ho imparato, aggiornarvi. Quindi adesso vi saluto, continuo a lavorare nonostante il caldo, qui veramente è una cosa. Per fortuna che qui c'è un po' di venticello che rinfresca ogni tanto, però l'aria è caldissima. Allora, tanti saluti, se avete delle domande, se avete provato a farli, fatemeli vedere, condividete, commentate e se vi piace la lavanda, iscrivetevi al mio canale. Ciao e grazie mille a tutti i nuovi iscritti. A presto. Ciao, ci vediamo presto.